Bella gente, il doc è qua presente. Allora, buongiorno, buongiornone. Ah, caffettino, sto cazzo, sto cazzone. Allora, oggi, regà, parliamo delle tre squadre, anzi delle quattro squadre in Champions League. Anche se una, che è la Lazio, rimane seconda ormai. Che perde, che vince, che pareggia, non può fare nient'altro, nient'altro, perché anche perché secondo me con l'Atletico è dura. Comunque, andiamo in ordine. La prima squadra di cui parliamo è l'Inter, è quella che secondo me, che è già passata, però secondo me si gioca tanto. Perché? Perché l'Inter deve vincere per forza, perché la società ha due risultati utili consecutivi. No, ha due risultati utili, e sono un po' rincoglionito, perdonatemi. Sono le 8 del mattino. Comunque, ha due risultati utili. Secondo me, non vincere potrebbe essere un problema per voi interisti, ve lo dico, perché arrivare secondi comporta beccare una big. E se becchi la big sbagliata, potrebbe già finire il sogno Champions. E lo Juventino dirà: ma speriamo, così escono subito. E no, perché se escono subito, amici miei juventini, fratelli bianconeri, questo cosa vuol dire? Che si dedicano 100% al campionato. E già sono infermabili con la Champions. Pensa senza c'è, cioè dopo invece facciamo segno della croce. Perciò speriamo che l'Inter va avanti in Champions almeno uno o due turni. Poi giustamente basta, anche se no mi caga addosso anch'io, ok? Però non però, così noi possiamo essere più tranquilli, perché sai, avendo la Champions, avendo tutte le cose così, cazzo, una partita perderanno prima o poi, anche se giocano da Dio, però sai, anche solo una partita male, stanchezza e tutto, la possono perdere. Poi dobbiamo essere bravi noi a continuare il nostro filo di vittoria, quello è sicuro. Tanti mi diranno: doc, ma con l'1-0 tu pensi di durare tanto? Raga, non lo so, so anche io che arriverà prima o poi la batosta, arriverà, però vedremo, ci credo. Comunque, per me l'Inter è meglio che non abbassa la guardia, è meglio che domani e poi in casa scende per vincere. E vi dirò, l'Inter gioca da Dio, attenzione, l'Inter gioca, lo sapete, veramente bene, gli ho fatto i complimenti e tutto, ma attenzione al Real Sociedad, che scherza un cazzo il Real Sociedad, attenzione al Real Sociedad, perché non è una squadra così facile come pensano in tanti. Real Sociedad gioca veramente bene. Perciò secondo me l'Inter, se non vuole scherzetti in Champions League, domani gli conviene vincere. Buono, passiamo all'altra sponda di Milano, il Milan, che deve sperare in congiunzioni astrali, cioè deve riuscire a vincere con Newcastle, deve sperare che il PSG non vince, cioè perda col Dortmund, e anche così è difficile, però potrebbe passare. Secondo me il Milan, secondo me, il massimo che può arrivare è l'Europa League, perché già anche con Newcastle questo Milan non lo vedo così forte da poter vincere, anche se Newcastle non è che sia così tanta roba, e in più il PSG vorrà vincere a tutti i costi. Anche se il Dortmund, oh raga, zitto zitto, il Dortmund, cioè
anche domenica ha giocato, o sabato, comunque ha giocato con l'Ipsia, è rimasto in 10, ha perso 3-2, cioè partita combattuta fino alla fine, cioè veramente il Dortmund quest'anno è una squadra ostica, perciò il Milan deve sperare che Marte e Venere si congiungano, che boh, Babbo Natale passa con la slitta esattamente sul punto e così il Milan ha qualche possibilità. Il Napoli, che al 98% è già passato, addirittura quasi 3 risultati utili, perché dovrebbe perdere, mi sembra, 2-3-0 per non passare. Che da questo Napoli ti puoi aspettare di tutto, eh? Però dal Braga, Braga non è che sia sto squadrone immenso, cioè se davvero rega il Napoli butta via la qualificazione Champions così quasi già fatta, cioè è da prenderli per il culo fino a domani mattina, cioè, fino a domani mattina in un girone del genere. Il Real passerà primo, il Napoli secondo, il Napoli avrà a che fare con una big molto sicuramente. Perciò il Napoli, anche il Napoli, gli basta anche il pareggino al Napoli. Non dovrebbe rischiare così tanto col Braga, penso. Anzi, ma no, ma c'è anche Osimhen, Kvara, Politano, Napoli dovrebbe vincere col Braga. Poi c'è la Lazio che è bella già qualificata, passata salda. Sì, si potrebbe giocare il primo posto, ma anche lì secondo me quasi impossibile, anche poi perché per me la Lazio non andrà con i titolari, secondo me, perché poi è la partita con l'Inter, perciò ecco, questa la Lazio potrebbe essere una gatta da pelare per l'Inter, perché la Lazio è già passata, la Lazio potrebbe andare tranquillamente con le riserve, proprio perché tanto andare a Madrid e cercare di vincere con l'Atletico, poi con determinati risultati per arrivare primi, è veramente, veramente difficile, poi con questo Atletico, attenzione, perché questo Atletico gioca veramente da Dio, gioca veramente da Dio quest'anno l'Atletico, perciò attenzione. Per l'Inter potrebbe essere una gatta da pelare domenica, perché se la Lazio manda le riserve, come penso che faccia, proprio perché deve risalire in campionato forte di una qualificazione in Champions già avvenuta, potrebbe essere una gatta da pelare domenica per l'Inter la Lazio, anche se per me li spazzano via, anche se la Lazio gioca in casa domenica con l'Inter e via dicendo. Queste sono le 4 squadre in Champions League. Giovedì poi parleremo delle squadre in Europa League, delle squadre in Conference, parleremo di tutto. Ditemi la vostra, secondo voi l'Inter rischia, non vincendo, di beccare qualche big e potrebbe uscire subito? Il Milan ce la potrebbe fare? Il Napoli potrebbe buttarvi una qualificazione già fatta? E la Lazio si presenterà coi titolari? Voglio che me lo scrivete nei commenti, ragazzi. Vi ricordo le ultime due cosine sul profilo del Doc di YouTube, basta che andate in informazioni, vi esce il link per Instagram, mi raccomando, entrate, andate a seguire il Doc, perché ci si sfotte con interisti e milanisti, ma con De Lozano sfottò, noi siamo tutti amici, vogliamo bene, perciò ci perculiamo di brutto, ci mettiamo le facce da dinosauro, ci perculiamo, quell'altro si mette la faccia da sito dell'era glaciale, ci percula, vi divertite. E come ultima cosa, ma cosa più importante, mi raccomando, iscrivetevi al canale, oltre a mettere un bel mi piace, iscrivetevi al canale, perché il Doc come regalo di Natale vorrebbe arrivare a 5.000 iscritti, e dipende da voi se fare il regalo al Doc o meno. Mi raccomando, iscrivetevi, arriviamo a 5.000, così si aprirà il gruppo Telegram per il bollettone del Doc, ci divertiremo insieme, avrete un'altra sorpresa. Poi sto pensando una maniera di aprire anche un qualcos'altro per poter comunque parlare tutti tra di noi,
anche se lì è un po' più difficile perché il pirla di turno lo trovi sempre, che semmai mette cose strane, e devo capire come cercare di fare evitare quelle cose. Comunque, bacione dal Doc fino alla fine, forza Juventus, e vedremo le squadre italiane cosa faranno in Champions League. Iscrivetevi.